Orazio Verbitsky, editorialista politico di Pagina 12, autore di 17 libri, di cui almeno due pubblicati in Italia, sono Il Volo, la storia di un militare torturatore pentito, il secondo è L'Isola del Silenzio, sui rapporti tra dittatura argentina e Chiesa. Poi lei ha moltissimi altri incarichi e se mi ricorda quello di cui mi faccia piacere. Beh, io sono presidente del Centro di Studi Legali e Sociali all'Argentina, che è uno dei principali organismi decisori di diritti umani. Sono membro del board di Human Rights Watch per le Americhe e sono membro del Consiglio Rettore della Fondazione del Nuovo Giornalismo Iberoamericano, che preside Gabriele García Márquez. E faccio parte del Consorzio Internazionale del Giornalismo di Ricerca. E soprattutto è un grande giornalista d'inchiesta e ha scritto un libro che secondo me dovrebbe essere un manuale di giornalismo in tutte le scuole del giornalismo, che è Il Volo. Un'intervista, un'unica lunghissima intervista che io vorrei che ci aiutasse a rivedere insieme adesso. È iniziata, come è iniziata questa intervista? Beh, un giorno io andavo nella metropolitana e mi sono incrociato con un uomo che mi ha detto: io ho stato all'ESMA. L'ESMA è la scuola di meccanica della Marina Argentina, che è stato un campo di concentrazione dei più terribili, e io ho pensato che lui era un sopravvissuto dell'ESMA e l'ho detto: che accidente, mala sorte. E lui mi ha detto: no, lei si sbaglia, io non sono una vittima, io sono uno dei carnefici. E lui non ha usato questa parola, lui mi ha detto: io sono compagno di questo e quest'altro, che erano due che io venivo a denunciare perché il presidente Menem aveva chiesto al Senato la promozione ai capitani di vasello, e io faccio la denuncia e il Senato ha detto di non dare la promozione, e lui mi ha detto: io sono un compagno di questi due. E incominciamo a parlare nella metropolitana, e lui mi ha detto: abbiamo fatto delle cose terribili come le nazisti hanno fatto. E io ero un po' non dal tutto con fiducia in lui, perché era uno sconosciuto che si approssimava nella strada, ma io l'ho chiesto un numero telefonico di casa sua e lui me l'ha dato. Io ho chiamato, mi ha dato con un figlio, con un bambino, mi ha dato col padre, dunque io ero sicuro che non era un'operazione di intelligenza, perché quelle intelligenze non danno il telefono di casa sua. Abbiamo avuto una docina di meetings in quali parlammo in profondità sui fatti del campo di concentramento, e dopo tre o quattro incontri io ho incominciato a registrare sul nastro le cose che lui aveva per dire, e lui ha incominciato con un atteggiamento quasi unionista, si può dire, sindacalista. Lui diceva: sì, il Senato ha dato la promozione a questo e quello, perché no a quest'altri che lei ha rovinato la carriera con la sua denuncia? E lui diceva: ma non c'è una questione sindacale, gli altri sono promossi perché non si sapeva cosa avevano fatto, perché erano sconosciuti, ma questi sono conosciuti, io li conosco, io ho fatto l'investigazione, la ricerca, loro hanno ammazzato delle suore, hanno ammazzato dei preti, hanno ammazzato delle persone che erano in galera, loro sono assassini. Il Senato non può dare la promozione a questi tipi, perché questo sarebbe la rovina della Repubblica. E lui insisteva, e in un momento io ho fatto pressione con domande, finalmente lui mi ha detto: io stesso ho ammazzato 30 persone, l'ho buttato al mare dagli aerei della Marina. E in questo momento ho cominciato una seconda parte dell'intervista, perché c'era su un piano totalmente diverso, con il coinvolgimento personale da sé,
e il rapporto fra noi è stato un rapporto molto difficile, perché io ho stato militante nel mio paese e io potrei avere stato una delle sue vittime. Loro rapivano le persone, le portavano all'ESMA, dove era il campo di concentramento, li torturavano e dopo torturarli gli davano ingestioni per addormentarli, e quando eravamo come zombie che potevano marciare sino al camion per andare in aeroporto, dunque nell'aereo gli davano una seconda iniezione, e quando loro erano completamente addormentati li buttavano via dell'aereo sull'oceano o sul fiume. E quest'uomo ha fatto questa macabra tarea due volte, con 13 persone la prima volta e 17 la seconda. C'è stata un'intervista molto difficile, perché lui parlava ma si stoppava, non voleva continuare a parlare, io aspettavo, io parlavo di un'altra cosa, io lo lasciavo parlare delle cose che lui era interessato a parlare, e dopo io tornavo con un'altra domanda sui voli della morte. E ci sono stati momenti difficili, perché in un momento lui mi ha detto lasciami andare, non voglio parlare di più, lasciami andare. E io gli ho detto, lei è libero, questo non è l'ESMA, lei non è un prigioniero, lei sta qui perché lei vuole stare qui. Lei può andarsene nel momento che lui decida di farlo, e lui rimane. Ma era una cosa tremenda, e alla notte per fare la trascrizione dei nastri, sentire un'altra volta la voce, le cose che lui diceva, io non riuscivo a dormire, era una cosa ossessionante. Ma è molto impressionante, perché 10-15 giorni prima di questo incontro al caso nella metropolitana, io stavo parlando con la mia moglie e noi dicevamo che era strano che dopo, in quel momento, questo è stato anno dicembre 94, più di 5 anni dopo il colpo militare, non c'era nemmeno uno che avesse il sentimento di colpa, la necessità, il bisogno di parlare. E in quel momento si è presentato questo signore. Abbiamo fatto questa intervista che ha avuto una grandissima repercussione, non perché le cose che lui abbia detto fossero nuove, si sapeva che loro avevano rapito, torturato, ammazzato delle persone, che l'avevano buttato al mare, ma c'era la prima volta che uno dei carnefici ne raccontava questa terribile storia. È stato uno psicodramma nazionale. Lei in quel momento, in quell'intervista, che credo sia stata la più difficile intervista che lei abbia fatto, non so le altre, ma spero che non sia stata così difficile, lei aveva la coscienza della nazione, no? Suppongo che sia stato anche molto difficile. Ho visto che lei in certi momenti lo accusava. Un giornalista generalmente sta fuori. Invece lei diceva, no, tu sei un vigliacco, sì. Le madri... Sì, perché lui faceva una difesa delle cose che loro avevano fatto. Lui diceva la lotta antisovversiva, lui adoperava lo stesso vocabolario dei tempi della dittatura. Lui diceva noi eravamo l'armata nazionale, non eravamo... Io le dicevo no, ma che armata nazionale? Voi eravate una banda di delinquenti, assassini, vigliacchi. E perché mi dice questo? Perché eravamo vigliacchi. Coraggiosi erano le madri del Plaza di Maggio, che andavano alla scoperta,
senza armi, correndo tutti i rischi. E lui dice, sa che ha ragione, una volta io sono stato alla Piazza di Maggio e dietro un albero ho osservato le madri e non sono capace di parlare con lei, con loro. E quello che diceva, sono vigliacchi, sono assassini, sono vigliacchi, sono enfermi mentali, perché non si può fare le cose che voi avete fatto. Una persona sana non può fare queste cose. E lui tornava un'altra volta e un'altra volta, e finalmente lui mi ha detto che si sentiva meglio perché aveva fatto una confessione, e io penso che lui ha avuto un rapporto quasi psicanalitico con me, che non era assolutamente la mia intenzione. Se lei legge il libro, io non sono mai indulgente con lui, io sono costantemente severo, duro, critico, è lui che tenta costantemente di entrare in un piano di approssimatezza, di fiducia, di confidenza personale. Lui mi ha parlato del suo dramma personale, perché dopo gettare, buttare queste persone al mare, lui si sentiva male e ha fatto una consulta col cappellano dell'ESMA, un prete che c'era nell'ESMA, e il prete le ha detto che stava bene le cose che avevano fatto, perché ha utilizzato delle parole bibliche sulla separazione, io non so della, di questo in italiano, sì. Ma questo non è stato sufficiente per lui, e lui ha incominciato a prendere dell'alcol, lui è diventato alcolico, ha incominciato con le droghe, si ha allontanato dalla famiglia, è andato a vivere in una piazza, è finalmente tornato a casa, finalmente ha parlato con la moglie, le ha raccontato le cose. La sua vita non è stato mai normale, e quando io ho rilasciato il libro, il presidente era Menem in quel momento, l'Argentina, e Menem ha detto che lui era un truffatore, si dice. Sì. E gli ha risposto a Menem uno dei grandi saggisti sull'olocausto, che gli ha detto, ma cosa vuol signore presidente, che questo uomo ammazze 30 persone, le butte al mare e dopo torni a casa a cuidare il giardino? E non si può tornare a una vita normale dopo questo. E in questo momento lui è all'ergastolo in Madrid, perché il giudice Garzón ha indagato lui e l'Audienza Nazionale ha condannato lui a 640 anni in galera, dopo un confronto con me, perché durante il processo lui ha fatto una retrattazione, ha detto che le cose che lui aveva detto non c'erano vere, che lui era un istrionico. E quindi l'Audienza Nazionale di Madrid mi ha chiamato per fare un confronto viso a viso con lui. E durante il confronto lui ha detto, ah sì, le cose sono come dice il signore Verdeschi. È finito, è stato condannato. Io credo che sia un'incredibile intervista, di una forza straordinaria, anche perché l'intervistato non aveva nessun interesse a parlare. Lo ha fatto per una, io penso tutto sommato, una voglia di verità lui stesso, di fronte a se stesso. Sì. Credo che sia appunto un manuale da studiare, da leggere, perché è davvero una grande intervista, e le faccio ancora i complimenti per averla realizzata. Grazie. Ma c'è tutta un'altra parte che riguarda i rapporti tra la Chiesa e la dittatura, che in qualche parte, in qualche modo affiora da questa intervista. Lei ha scritto un libro su questo, mi piacerebbe che ci parlassi anche di questa intervista col capitano Scilingo. È stato il comincio per me di una
lunghissime indagini sulla Chiesa Cattolica, perché lui mi ha detto che quando i capi della Marina Argentina hanno detto loro che il metodo per l'assassinio dei prigionieri sarebbe buttarli al mare, il comandante di operazioni navali le ha detto a lui e a tutti gli altri che questo metodo era stato approvato dalla gerarchia ecclesiastica, perché i vescovi dicevano che questa era una forma cristiana di morte. E questo è stato parte della discussione, perché lui difendeva questo criterio e io le dicevo: ma come è forma cristiana di morte? Gli hai negato anche la possibilità di guardare al viso quale chi va a ammazzarlo. Questo non è cristiano, non è ebraico, non è musulmano, questo è vigliaccheria pura, è la mafia che fa queste cose, non una chiesa, nessuna chiesa. Ma sommato questo all'altra cosa che mi aveva detto, che i cappellani dell'ESMA davano conforto a loro con parole bibliche, io ho incominciato a fare una ricerca sulla Chiesa, sul ruolo della Chiesa. E come la Chiesa è una istituzione universale, bimillenaria, io ho dovuto tornare indietro, andare ogni volta più lontano nel tempo e nello spazio. E finalmente io ho scritto 1500 pagine e io ho deciso: questo è una pazzia, non si può fare un libro di questa dimensione. Quindi ho separato una parte che c'è il soggetto del mio libro L'Isola del Silenzio, che sta qui rilasciato in italiano dalla Fandango come l'altro. Il Silenzio era una villa del riposo del cardinale arcivescovo di Buenos Aires, dove ogni weekend il cardinale mangiava il suo assadito e dormiva la sua siesta, si dice siesta, e ogni fine di anno i nuovi seminaristi avevano lì la sua celebrazione. Questa proprietà è stata consegnata dalla Chiesa alla Marina Argentina per nascondere 60 prigionieri, di modo che la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, che è venuta all'Argentina per fare un'indagine sui scomparsi, sui desaparecidos, non li trovasse. E è l'unico caso che io conosco di un campo di concentrazione che ha funzionato in una proprietà ecclesiastica. Questa è la storia dell'Isola del Silenzio. E questi prigionieri dopo, alcuni hanno stato liberati, altri hanno tornato all'ESMA e altri sono stati ammazzati. Ma dopo io, col resto dell'indagine, sto a scrivere una storia politica della Chiesa dell'Argentina per capire o tentare di capire come è stato possibile che un'istituzione il cui espresso proposito è di fare il bene possa essere coinvolta col male assoluto della dittatura. E io ho rilanciato già tre volumi. Il primo, c'è un secolo della Chiesa nella politica argentina, dal 1884, che c'è il momento della insegnanza laica e dell'espulsione del delegato apostolico per opporsi, sino al 1983, quando è conclusa l'ultima dittatura. Ho rilasciato tre volumi, e in marzo prossimo sarà il quarto, e tento di finire con cinque su questa storia, che è essenziale per capire l'Argentina moderna. Senza il ruolo della Chiesa non è possibile di capire l'Argentina moderna. La Chiesa argentina è la più reazionaria del mondo. È un caso eccezionale, e
per esempio, per dare un esempio facile di capire per auditori italiani, Paolo VI, il Papa Montini, ha avuto una condotta talmente diversa in confronto col Cile e con l'Argentina che questo ha soltanto una spiegazione. È la differenza fra le due chiese nazionali. E lo stesso Papa, che è stato critico con Pinochet, gli è stato conciliatore morbido con i militari argentini. Questa è la differenza. Per noi italiani è stato molto importante lo studio dei rapporti che c'erano tra certi personaggi più legati alla massoneria che la P2, con l'Argentina, che la Chiesa. Allora mi domando qual è stato il ruolo di questa lobby molto forte, la P2, non so se lei ne... È stato un ruolo molto importante perché, per esempio, la P2, fra i suoi membri, ha avuto due cardinali che sono stati i successivi nunzi apostolici all'Argentina. Uno degli si chiamava Lino Sanini, è stato dal 69 fino al 74, e l'altro era Pio Laghi, che è stato il nunzio all'Argentina dal 74 fino all'81. Questo vuol dire che gli anni terribili dell'Argentina, dal 69 al 81, due uomini della P2 sono stati nunzi apostolici all'Argentina e hanno avuto una intervenzione principalissima nelle vicende argentine. Per esempio, i documenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che io ho ottenuto la declassificazione che ho chiesto a Madeleine Albright quando lei era segretaria di Stato, c'è un documento che è un'intervista di Patricia Derian, che era la incaricata dei diritti umani del presidente Carter, che si è resa a Buenos Aires per fare una indagine su violazione dei diritti umani, e c'è un'intervista di Pat Derian con Laghi, nella quale Laghi dice che Videla è un uomo buono, un buon cattolico, che non deve essere pressionato perché le cose stanno andando ogni giorno meglio, che il disastro era il peronismo, che questi militari sono bravi. Beh, è stata la copertura ideologica del colpo militare che si è fatto in difesa dell'Occidente cristiano, e loro hanno dato la benedizione alle armi dei carnefici. C'è una storia, io ho scritto più di 1000 pagine su questo soggetto. Senta, siamo obbligati a concludere, le chiedo che cos'è secondo lei il giornalismo? Ah, il giornalismo è una rompitura di scatole. Se non è questo, non è giornalismo.